questo sembra miglior avversario dei vari. Salute anche qualcosa meno. Resistenza c'ha meno. Dovrebbe essere migliore avversari. Accettiamo l'incontro. Abbiamo 4 settimane a disposizione e dobbiamo vedere un attimo. Allora, programmiamo l'allenamento. Allora, sconto non ce lo fanno manco per la cella cespia. Quindi o questo palestra box oppure. Allora, 4 settimane allenamento sono giuste giuste. Ah, io direi fare. Facciamo una cosa. Facciamo il seminterrato che è quello gratuito. No, solo una settimana ho fatto. Qua ho sbagliato io, aumenta i tuoi attributi 10, da 10 a 30 punti settimanali. Allora, senza corpi, questa forma fi, ma che ho sbagliato tutto. Box a vuoto, vai. Si va di questo. C'è qualcosa per la resistenza, perché la resistenza serve migliorarla. Quello che chiama cuore. Ah, questo. Questo. E allora facciamolo. Ok. Minchia, meno 3 coperture, meno 1 robustezza. Infortuni lievi. Purtroppo a volte capitano. Io spero di poter fare anche le altre settimane. No. 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 Vabbè, devo programmarmele tre. Niente, qua ho sbagliato io, va bene. Qua ho sbagliato io. Proviamo a giocarci anche questo match. Proviamo. Ci proviamo, dai. Dai, Emma. Col nostro pelatozzo sul ring, sempre la All Fighting Alliance. Ora qui contro questo qua, vediamo un po'. Ah, va, vedi la sportività di questo, eh. Ah, ok. Ok. Uuuuh. Vai Emma, vai Emma, vai Emma. Bene, colpo allo stomaco. Vai, col veleno ci devi andare. Il nostro nerdo. Gregori ancora. Lui sulla difensiva. Io però devo cominciare a usare delle cose. Ok. Bene. Calma. Calma, 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 calma. Che vuoi fare? Fai finte, fai finte, Rosario. Ah. Non. Calma. No, no, calmo, calmo, calmo. 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 Ok.
Bene. Ancora. Ancora niente. I calci. Bene. Bene, vai. Ancora. Bene. Però calma, ok. Boh, ora io sono sicuro, questo a mio giudizio dovrebbe essere round a favore di Ema, però i giudici sono così, sono un po' per i fatti loro. Iniziamo, dai, subito, subito. Ah. Niente, non... Ok. Ok, ora uno deve... Bisogna pesare molto di più i colpi qua. Da! Ok. Calma. Ok. Bene. Ottimo. Ancora. No. Attenzione, riprenditi. Ancora. Perché i colpi che gli do a sempre, però minchia non va giù, vabbè. Niente. Non mi entrano i colpi, non mi entra. Bene. Cosa pensi di fare? Ancora! E dai! E dai, si colpi! Manca un minuto alla fine del round, ok, calma! Ok! Calma! Bene! Comunque ancora è finita, fine primo round, fine secondo round. Allora qua c'è qualcosa che non mi quadra, c'è qualcosa perché continuano a dargli una masnada di colpi, ma proprio tanti. Ma tanti! Continua il nostro. Con il nostro buon Ema. Con chi andai una fracchiata di colpi, ma. Sembra non bastare mai. Ah. Ok. Ancora.
E ancora c'è. Quanto? Calma. Ah. Niente. Ok, calma, ok. Niente, non... La portata è un po' una fregatura. Vai. Ah. Niente. Non va giù. Sto sbagliando qualcosa perché non è possibile che... Oh, dai. Oh, è giù, vai, finiscilo. Finiscilo, finiscilo, finiscilo. È finita? È finita. Oh, dai. Dai, ma dai. Dai. Dai, ma dai. Dai. Bom, bom. Qua c'è, è molto, il combattimento qua è molto più ragionato, deve essere, rispetto al 2. Molto più ragionato. E qua il nostro Nerdocracy, il nostro Emanuele Gregori vince per knockout alla grandissima, ragazzi, alla grandissima. Vinci due incontri di seguito, salute 93-1. Sto perdendo salute. Come posso recuperarla oppure do? Vediamo un po'. Allora, e sbam, vogliamo il bis. Wow, congratulazioni. Ok. Stiamo andando bene, stiamo andando decisamente bene. Avanti. Allora, recupero fino alla fine dell'incontro. E andiamo al prossimo incontro, dai. Allora, il Connor Smith di prima. Cornuto lui. E basta? Non ne ho altri a disposizione? Solo sto Connor Smith? E va bene. E va bene, accettiamo. Allora. Allora. Io direi a sto punto programmiamo allenamento e lo programmiamo bene. Quale seminterrato? Non si. Torniamo qua. Programmiamo 3 settimane. Ce le facciamo giuste. Come si deve. E si va avanti. Todd Green. Allora. E notai. Hai spaccato una buffina. Al prossimo incontro ci sarà Dana White. A caccia di talenti per il programma Looking for a Fight. Mettiti in mostra, potrebbe essere l'occasione per entrare in UFC. Ah. Ci penserò dopo l'incontro, senza dubbio, così sarà. Farmi per farmi notare, mi sembra giusto. Sarebbe più in linea con... Ok, e allora, prossimo incontro. E comincia l'allenamento. Avevo questi 100 punti settimanali. Ora vediamo un po' come ce li giostriamo. Allora, tanto salute. Aspetta però, dobbiamo fare. Allora, resistenza. Allora, resistenza colpi. Direi che resistenza ai colpi possiamo farlo. Ok. Ma non... Io voglio uno che faceva di salute. Questo. Sì, facciamolo, dai. Poi.
roba dop. Poi io velocità di colpi mi serve. E cuore, questo. Olè. Torniamo al calendario, ti fa la seconda settimana. Allora, io è ora poi dovrò vedere un attimo come aggiustarmi con i tagli, con le cose, perché questo è un punto molto diverso rispetto a come lo ricordavo. Allora, io direi, allora, roppa dop. Olè. Poi, no, il takedown non me ne frega niente. Penso che sia gioco di gambe ci faccio poco. Forza gambe. Allora, direi forza. No, forza corpo. Come forza? Allora, questo forza mandibola, sì. Poi questo, velocità e potenza, io direi questo, o precisione oppure questo. Ok. Ah, un'ultima. C'ho l'ultima a disposizione. Quindi direi. Ok. Direi velocità e colpi. Vigore. Va bene anche questo, dai. Ok. Forma moderata, 88%. Cominciamo a salire di forma. Dai, avanti, Ema. E adesso terza settimana e apprendi, direi, non perché 40 minuti sì, faccio salire la forma, però boh, non saprei. 40 punti. Facciamo una cosa. Internazionale suggerimento con il bloccare i pesi in posizione Muay Thai. E andiamo allo sparring, dai, proviamo a vedere cosa succede con lo sparring. Cercando di non subire danni critici. Allora, facendo sparring puoi esercitarti contro un compagno di allenamento che simula il tuo prossimo avversario. Completa lo sparring e bloccare una chiave di successo. Non esagerare però. Subire danni riduce la forma. Ok. Inchia. Ok. Ok. La forma mi sta salendo tantissimo. Bene. Bene, ma mi sa che lo sparring lo farò sempre. Ok. Ok. 101, 102, vabbè. Possiamo andare anche oltre il 100? Ok. Centotto addirittura. Ok. Diciamo questo qua io simula il mio avversario. Questo giocatore ha ginocchiata letale, quindi evita di finire in clinch. Ah, antitroppo per effetti negativi sulla tua prestazione all'ostacolo. Potrebbero esserci attività promozionali in grado di aiutarti a riprendere.
O poi se volete fare una pausa. Ok, allora 108 è assai, quindi mi sa che dobbiamo un attimo. Allora, facciamo cosa? Promuoviamo il match, dai. Promuoviamo. E ma posso fare più alto. E mi sa che sono un po' troppo oltre e non posso fare altro. 108 sovraallenamento. Ah, io pensavo che fosse un bene. E aia. E mo. Non posso andare direttamente al match. Devo per forza consumare questi 50 punti. Via un po'. Apprendi, eh. Allora, aggancio al corpo. Quale posso? Fascia promessa. Allora, io direi cacciatore, boh, cacciatore di teste, questo potrebbe essere un buon vantaggio. Vediamo un po'. Ok. Ok. Perfetto. Nice work. There we go. Nice shot. Oh, nice job. I don't think you missed one. Oh. Nice job. Ok. Ah, già fatto. Bene, cacciatore di teste. Oh, cacciatore di teste livello 3. All right, we gotta get more accurate here. I wanna Oh, see high ma l'ho percentage shots. fatto. Ottimo. Allora, basta. Perché l'ho fatto prima. No! Io ho fatto, basta. Basta. Ok. Minchia, 113. Vabbè. Devo forza. Difesa sottomissione. Meno uno, difesa sottomissione. Infortunio lieve. Va bene. Allora. Ho capito che non devo esagerare. Ok, è che la. Allora, ehi, in bocca al lupo. Matt Serra ci dice: ehi, in bocca al lupo, ricorda di dare spettacolo a quelli della LFAF. Ok, allora c'è tanto clamore su questo match e andiamo a affrontarlo. Avanti. Due segue per Nendoga, sì, nah. Perché Dana vuole assistere mentre noi si prende di brutto? Cioè, niente. I social non ci danno. I social non sono a nostro favore. Non sono a favore del nostro buon Nerdoga, sì. E Hey, I'm UFC President Dana White. questo è Dana We're White. always looking for up-and-coming talent to sign. Back in the day I used to scout the world looking for new talent. But I haven't done that in years. I'm looking for the next Ronda Rousey, the next Robbie Lawler, the next Conor McGregor. I'm looking for future champions. And I'm willing to go to any show, anywhere in the world to find them. Dana White looking for a fight. Super excited about the talent on tonight's card. A lot of tough fighters. Let's see who really wants their shot at the UFC. Va bene. Va bene. Va bene. Vediamo se il nostro buon Ema sarà notato da Dana White. Dai. Ok. Ok, calma. Bene. 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 Bene.
Calmo. Bene, ok. No! Ok, calmo, calmo. Questo c'ha una resistenza. Questo è quello che contro cui prima abbiamo perso, perché gli ne davamo una fracchia, poi ma stava sempre su. Calmo. Ok. Bene. Ok. Bene. Ok, a posto. Bene. Cerchiamo di... Bene, si ha colpo per spezzargli il fiato. Ancora, vai. Bene. Bene. Benissimo. Ok, ora con calma. Benissimo. Calma. Io devo smettere di iniziare con, direttamente col gancio. Ok. Scusate un attimo in silenzio, però sono momenti truboli. Magari taglierò qualche cosa nei match per evitare questi lunghi silenzi. Tanto è poi strano in questo ambiente da federazione minore, che non c'è il commento e non c'è quell'ambiente, però è più autentico. Attenzione, vai Ema. Bene. Anche questo, vedi che però che carogne però. Vai. Ok. Cioè, del 2 comunque finivo i match. Spesso finivo i match al primo round. Qua è cioè, qua un match al primo round non ho finito. Attenzione, vai. Benissimo, ancora. Bene. Ok, allora calma. Ok, calma. Bene. Giù, finiscilo. No, si è rialzato subito. Va bene, comunque l'abbiamo atterrato. Comunque l'ha atterrato, vai. Ok, a posto, dai. Noi. Bene. Comunque seriamente in difficoltà. Calma. Calma. C'è uno esaltato e dice: look at this! Look at this! Guarda! Non vorrei che sia proprio Dana White. Calmi.
Calma. Calma. Manca un minuto alla fine del round. Ok. No. Ai. C'è in crisi. Vai. Break. Ok. Calma. Calmo. No, però calmo. Calmo. Ok. Come al solito. Come al solito sto canadese gli si apre la faccia, ma lui a terra non ci va. O perlomeno un atterramento se l'è fatto. Un atterramento l'abbiamo fatto. Però niente. Ok. No. Niente. Ok, calmo, calmo. Calma. Ok, calmo, ok. Bene. Bene. Ok. Ancora. Bene. Calma però, calma, perché ha resistenza. La stamina lui ce l'ha praticamente sana. Niente, sti calci. C'hai i piedi corti, ma c'hai i piedi corti. Ho le gambe, volevo dire, scusate, vai. Calma. Calma, calma. Vai. Giù, giù, finiscilo. Vai, finiscilo. È finita. È finita. Seconda vittoria consecutiva. E Dana White. E Dana White l'avrà notata al nostro pelatozzo. Dana White al nostro pelatozzo l'avrà bello che notato. Boom. Boom. Ciao. Bam. Come direbbe lui, bam. Eccolo qua. Vincitore per knockout. Olè. Adesso vediamo un po' che succede. Vinti, mette di contratto. Ok. Salute 92,4. Cioè già abbiamo perso quasi il 10% della salute. Bene. Benissimo. An impressive win against the top opponent. I'm in. We're gonna give him a shot in the UFC. Oh, signori. Il nostro pelatozzo sarà in UFC. È ufficiale. Nerdocracy sarà in UFC. Conosmino. Vengo a stanarti. Vengo a nella UFA o UFC. Presto vedrai questa faccia. Buona fortuna. Questo è da troll. Da troll. Ci sta. Emanuele Gregori esordiente. Incontri sul contratto 5. 10.000 per la presenza e 10.000 per la vittoria. Qua si cambiano i livelli. Si cambia i livelli qua. Allora. Modifica vantaggio. Ah, non l'aveva messo? E cacchio. C'è un vantaggio, non lo posso usare.
aumenta i più tra la tipo potenza per i calci circolari alla testa. Io pensavo che fosse qualcosa più. Vabbè, ok. Va bene. Poi mi sta piacendo. Allora, io direi che rivale attuale Conor Smith. Ok. Io direi che possiamo fermarci qui per oggi. Possiamo decisamente fermarci qua. Recuperiamo fino al prossimo incontro. Vediamo che dice. Anzi, diciamo, diamo. Vediamo un po' chi possono essere i nostri prossimi avversari. Giusto per avere un'idea. Allora, avremo a che fare con Harrison Lawrence. Oppure Alex White. Vabbè. Esistenze. Oppure Jared Rosario, che questo già una volta l'abbiamo battuto. Allora, io direi onestamente escluderei Jared Rosario perché appunto l'abbiamo già battuto e andrei su Harrison Lawrence o Alex White. Non lo so, vedremo. Anzi, facciamo una cosa. Se qualcuno di voi vuole darmi un consiglio al riguardo, o comunque volete decidere voi, fate pure un commento qui sotto. E si vedrà da farsi. Direi tutto questo, possiamo chiudere qui. E appunto, dicevo, chiudere qui con queste cose, anche se non. Due, non posso. Non ne vedo altri. Comunque, vabbè. Cioè, con questo gameplay possiamo chiudere qui. Scusate un attimo, qualche incertezza, qualche cosa, ma giustamente dovevo un attimo riabituarmi un po' al tutto. Devo entrare nel mood giusto di questo gioco, ecco. Abituarmi a un po' di cambiamenti ci sono. Detto questo, un saluto a tutti quanti voi. E alla prossima!